Sono mille modi per giudicare e anche male questo governo, ma in questa vicenda sinceramente vedo anche delle inesattezze dal punto di vista documentale. Dunque, iniziamo da Aspi, il titolo in borsa perdeva 41%, ne ha guadagnato il 26%, ne perde ancora, è sotto, era titolo spazzatura. Il Aspi aveva un contratto favorevole col governo, così gravemente favorevole, gravemente per le casse pubbliche, che ogni revoca, nel caso di revoca, lo Stato avrebbe dovuto indennizzare con 23 miliardi di euro. 23 miliardi di euro. Ricordo a voi che la prossima manovra, per dare un po' di cassa integrazione, aiuti alle regioni, ammonterà a 18-19 miliardi. Solo Aspi ne avrebbe richiesti, secondo la precedente concessione, 23 di miliardi. Si Ridotti poi a arriva, sette con il ridotti poi a decreto. 7, si arriva a una transazione che diluisce fino, secondo quanto si dice, poi se non è nell'accordo di governo con la parte, con la controparte, non sarà trasformato in contratto vero e proprio, quindi accordo siglato, questa è una cosa che non possiamo dire adesso. E non sappiamo adesso, adesso fermiamoci a quello Appunto. che conosciamo. Aspi paga 3,4 miliardi di penali, risarcimento danni. L'azionista di maggioranza se ne esce, arriva al 10 fino ad uscirsene. Il governo Cassa Depositi e Prestiti investe 4 miliardi di euro, a fronte agli originari 23, poi scesi secondo le stime del governo, che avrebbero dato frutto, poi portato a un contenzioso prevedibile ai 7, adesso saranno 4. Io non lo so che cosa sarebbe dovuto accadere. Certo che Atlantia possiede Aspi, certo che guadagnerà Benetton perché verrà liquidato, ma in ogni caso avrebbe guadagnato, perché mai avrebbe dovuto perderci? Lui lascia un monopolio, la cosa vergognosa della quale noi italiani non abbiamo dibattuto e stiamo qui traccheggiando su chi ha vinto e chi ha perso, che dove c'è da guadagnare, dove c'è il petrolio, lo Stato sempre, sempre ha lasciato che i privati si ingozzassero e lui a mani vuote, dove c'è da metterci i soldi, allora ecco, dove c'è il buco di bilancio, Alitalia, Ilva. Arriva lo Stato, dove si guadagna per la prima volta, una società redditizia perché monopolista, al punto che la redditività viene confermata anche abbassando il pedaggio del 5%, come si dice si farà, si dice si farà, Si io dice, si farà, sottoscrivo nulla, speriamo. benissimo, è la prima volta che lo Stato entra finalmente in una casa coperta con il tetto e anche ben accorsata dentro. Questo non lo dobbiamo dimenticare, non dobbiamo dimenticare che cosa è stato il nostro paese, una prateria con le privatizzazioni seguite alla fine all'idea che il mercato fosse salvifico e poi che lo Stato fosse impiccione, pasticcione, vero, vero, e corrotto, verissimo, hanno portato a cosa? Hanno portato al fatto che noi adesso giudichiamo. Voi dite che Benetton, il tempo vedo che fa ricco, lui dice che ha subito un esproprio. Naturalmente ciascuna delle posizioni sono legittime, ma anche un pochino bizzarre, eccentriche, no? Almeno valutate questo. Noi abbiamo adesso il mercato che è sprofondato e il Covid ci ha dato ora a noi tutti il senso che ci sono delle azioni imprescindibili che lo Stato deve Antonello gestire. Caporale, io avevo cercato di portarti più su un discorso politico. Vedo che invece tu insisti nella puntigliosa No, perché precisazione. No, 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 ma ma per io carità, non ricordo, legittima. scusa Flavia, io non ricordo una cosa, dal tempo di Fanfani, la politica non aveva un breve moto d'orgoglio, e cioè non è la finanza che deve dettare, è l'industria che deve dettare l'ordine alla politica, è l'opposto, se vuole rappresentare gli interessi dei cittadini.
Con questo io non voglio, non devo, non posso, non mi frega di difendere il governo, i 5 No, Stelle, ma io non sto questo e parlando, quell'altro. non sto parlando di Io dico difesa. che poi il governo ha i suoi problemi, Dico problemoni. che, come sappiamo bene, per esempio il posto di Paola De Micheli è stato considerato a rischio, non a caso, È nei giorni certo, scorsi, che durante non la c'è alcun trattativa c'è dubbio. stato un momento in cui sembrava per saltare tutto. E tutto Vero, però. questo, no, ha poi cioè, rischia di avere dei Noi riverberi. abbiamo però aperto il collegamento dicendo che questo era un grandissimo scoglio per il governo, molto più, al mio Avrebbe avviso, potuto, certo. Che cosa succede adesso, di però? permesso.